Buongiorno a tutti. La valutazione endocrinologica nella donna alla ricerca della gravidanza può essere molto utile per due motivi principalmente. Il primo è proprio per identificare l'eventuale presenza di disfunzioni endocrine che potrebbero essere responsabili proprio dell'infertilità. L'altra è quella di identificare cause che, seppur non responsabili della condizione di infertilità, potrebbero causare delle problematiche anche severe durante la gravidanza stessa. La problematica che più spesso le donne alla ricerca della gravidanza presentano è la disfunzione tiroidea. Le disfunzioni tiroidee, quindi sia quelle che riguardano le iperfunzioni, cioè l'ipertiroidismo, che le ipofunzioni, ossia l'ipotiroidismo, possono determinare infertilità andando a creare problemi sia sul ciclo mestruale, creando problematiche di oligoanovulazione, sia poi anche sull'impianto. Qualora una problematica tiroidea fosse presente già al momento della pianificazione della gravidanza, è consigliabile andare a trattare e risolvere la problematica. Questo in particolar modo per l'ipertiroidismo, perché i trattamenti dell'ipertiroidismo, seppur utilizzabili durante la gravidanza, possono essere collegati comunque ad alcune problematiche. Più facile la gestione dell'ipotiroidismo in gravidanza, tuttavia, se la donna che la sta programmando è in una condizione di ipotiroidismo anche subclinico, dovrebbe essere valutata e trattata. Un capitolo a parte e quindi una trattazione a parte merita la donna che deve essere sottoposta a un trattamento di fecondazione assistita, perché la stimolazione ovarica e la preparazione endometriale che permettono poi il trattamento in procreazione medicalmente assistita possono interferire notevolmente sulla funzione tiroidea. L'eccesso di estrogeni infatti va ad aumentare le proteine che legano l'ormone circolante, andando ad aumentare il valore del TSH. E dunque in queste donne, ancor più che in tutte le altre donne desiderose di prole, è fondamentale una accurata valutazione. Una volta ottenuta la gravidanza, se la donna è in trattamento con levotiroxina, deve ricontrollare subito i valori degli ormoni tiroidei per un adeguamento del trattamento, che generalmente richiede un aumento circa del 30%. La funzione ormonale deve essere valutata anche mensilmente, questo quantomeno per tutta la prima fase della gravidanza e fino alla 30ª settimana. Un'altra problematica molto frequente è quella legata ai dismetabolismi, in particolare alla iperinsulinemia, che spesso si associa a condizioni di sovrappeso e obesità. Anche queste situazioni possono determinare oligoanovulazione e dunque difficoltà al concepimento, nonché creare delle problematiche durante la gravidanza, poiché sono sostanzialmente dei campanelli d'allarme per diabete gestazionale. Quindi anche in questo caso, nella donna desiderosa di prole, sarebbe opportuno fare una valutazione metabolica e suggerire e stressare fortemente l'importanza di una corretta dieta e l'ottenimento di un peso corporeo ideale, che non sia né indicativo di sovrappeso o obesità, ma neppure di sottopeso, perché anche questo potrebbe determinare problemi. Ci sono poi tutta un'altra serie di condizioni che possono alterare lo stato di fertilità, come per esempio l'iperprolattinemia, che anche questa deve essere trattata prima della pianificazione della gravidanza, e tutta un'altra serie di patologie meno frequenti, più rare, ma che comunque possono causare problematiche per fertilità e gravidanza, come disfunzioni surrenaliche o altre patologie ipofisarie. Consigli pratici nella donna alla ricerca della gravidanza. Uno screening per la funzione tiroidea dovrebbe essere suggerita a tutte le donne, innanzitutto con una valutazione basale, quindi con un TSH e la ricerca degli anticorpi antitiroperossidasi, dunque per la valutazione dell'eventuale presenza di autoimmunità tiroidea. La valutazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-gonadi con gonadotropine ed estradiolo, ovviamente esami che saranno prescritti verosimilmente anche dal ginecologo che terrà in cura la donna alla ricerca della gravidanza. Poi, a seconda delle condizioni, può essere indicata una valutazione metabolica, come dicevamo, con la valutazione di glicemia, insulinemia ed eventualmente anche una curva glicemica e insulinemica per la valutazione dell'iperinsulinemia dopo carico. In determinate condizioni, per esempio in presenza di un iperandrogenismo clinico, può essere effettuato anche tutto un assetto della valutazione degli androgeni circolanti ed infine anche uno studio della funzione ipofisaria nel sospetto di patologie di questa origine.